Beh, dopo questa presentazione avevo due possibilità, entrare o non entrare. In ogni caso ero in uno dei futuri possibili. La fisica dell'ultimo secolo ha mostrato un'antica intuizione del misticismo orientale, ossia che il mondo, lo spazio in cui viviamo, è un complicato tessuto, una rete dinamica, pulsante di eventi. Citando le parole di Carlo Rovelli, non solo le cose possono entrare in relazione, ma sono proprio le relazioni che determinano la nozione di cosa. Io sono un ricercatore dell'Università di Udine, mi occupo di reti, guarda caso. Le reti sono un modello estremamente semplice, lineare, appagante, ma anche onnipresente. Internet, il web, le reti sociali, il nostro cervello. Ciò che mi affascina di questo modello delle reti è che contengono, includono al loro interno tre modelli interessanti che cercherò di illustrarvi in questa presentazione. Modello lineare, il modello ramificato e il modello circolare, e sono tutti rappresentati in questa rete, o anche grafo, come lo chiamano i matematici. Partiamo dal modello lineare. Che cos'è il modello lineare? Il modello lineare è una successione incessante, senza possibilità di alternative, di istanti. Corrisponde al concetto di fatalismo e può essere visualizzata mediante un cammino, quindi una successione di punti. Vi spiegherò questo modello usando l'idea, il fenomeno dei sei gradi di separazione. Qualcuno conosce la teoria del piccolo mondo? Beh, forse i miei studenti sì, visto che l'ho insegnata quest'anno, e ce ne sono qui presenti. La teoria del piccolo mondo ci dice questo. Prendete una persona a caso sul pianeta Terra, un meccanico di Tijuana in Messico o un fruttivendolo di Perth in Australia. Quanti gradi di separazione ci separano da queste persone? Se conoscessi direttamente il meccanico ci sarebbe un grado di separazione, se lo conoscessi indirettamente tramite un'altra persona, magari un mio amico che studia in Messico, ci sarebbero due gradi di separazione e così via. Il fenomeno del piccolo mondo ci dice che nonostante il mondo sia grande, la rete sia vastissima in termini di numero di nodi, di attori, le distanze tra persone, tra attori, sono molto piccoli. In matematica diciamo che sono logaritmiche nel numero di nodi, quindi molto piccoli. Agli inizi del secolo scorso, nel 1929, uno scrittore semi sconosciuto, Frigyes Karinthy, scrive un racconto intitolato Chains, Catene, da cui ho estratto questo paragrafo. Lui immagina di scegliere a caso una persona tra il miliardo e mezzo che vivevano allora sulla Terra e scommette che con non più di cinque individui intermedi, cioè non più di sei passaggi, lui riesce a raggiungere, mediante la rete di conoscenze, questa persona. È il primo a intuire questo fenomeno, però lo intuisce a livello letterario, nel senso che la sua è un'intuizione di pura fantasia. Per me è sorprendente che 40 anni dopo, nel 1967, uno psicologo americano, Stanley Milgram, molto famoso, conduce il suo famoso esperimento sul piccolo mondo e in un certo senso conferma l'intuizione di Karinthy. Cosa fa Milgram? Prende l'elenco telefonico, non c'era internet allora, sceglie a caso un centinaio di persone e chiede a queste persone di inviare una lettera, un pacchetto, un plico a un destinatario che vive a 1000 chilometri di distanza. Lo devono inviare però attraverso la rete di conoscenze personali. Alla fine si reca dal suo amico, raccoglie le lettere arrivate, naturalmente alcune si sono perse per strada. Sulle lettere sono stati annotati tutti i passaggi di queste catene, di questi cammini. Calcola la media delle lunghezze di questi cammini e esce il numero 6, cioè
in realtà 5.9, da qui il mito dei 6 gradi di separazione. Questa ipotesi, questa idea del piccolo mondo, quindi del fatto che il mondo, nonostante sia molto grande, è connesso da distanze molto piccole tra gli individui, è poi stata ripetuta, è stata confermata recentemente in un esperimento, un lavoro fatto peraltro in collaborazione col Politecnico di Milano, sulla rete Facebook, usando un campione molto più grande di quello usato da Milgram, un campione di 1,5 miliardi di persone, proprio lo stesso, i numeri che ritornano, lo stesso numero di persone che Carenti immaginava sul pianeta Terra 80 anni prima. I gradi di separazione sono diminuiti, sono oggi 4.5. Il secondo modello di cui vorrei parlarvi è un modello ramificato. Implementa, realizza il concetto di libero arbitrio e può essere rappresentato mediante un albero di punti di scelta e cammini futuri possibili. Un giardino di sentieri che si biforcano, potremmo dire. Il ragionamento temporale, e qui parliamo di tempo, ha origini molto antiche e risale proprio ai filosofi greci. Aristotele è il primo a interrogarsi su questioni temporali. Pone il problema dei futuri contingenti. Cosa sono i futuri contingenti? Sono proposizioni che si riferiscono a eventi futuri. Aristotele si chiede, prendiamo questa proposizione, ci sarà domani una battaglia navale? Oppure, riformulata ai tempi odierni, ci sarà un terremoto domani? O domani sorgerà il sole? Aristotele si chiede, possiamo noi definire un valore di verità in una logica binaria, vero o falso, per queste affermazioni oggi? Possiamo dire che oggi queste affermazioni sono vere o false? Beh, nella sua semplice saggezza mia madre direbbe che solo il Signore sa la risposta. E alcuni secoli dopo Guglielmo di Ockham non disse cose molto diverse, con tutto rispetto. La risposta, disse, sta nella mente dell'uomo. Non sta nella mente dell'uomo, ma sta solo nella mente di Dio. In realtà Ockham attribuisce all'uomo una proprietà molto importante, la proprietà del libero arbitrio, quindi la proprietà di scegliere tra diversi, fare delle scelte e quindi creare diverse possibilità, diversi sentieri, diversi futuri possibili. E questo in un certo senso spiega, dà una soluzione al problema di Aristotele dei futuri contingenti. Ossia, queste affermazioni non sono inconsistenti, in quanto se immaginiamo una struttura ad albero in cui ci sono più futuri possibili, come scherzavamo all'inizio, in un futuro io mi sono presentato e vi sto dando questo talk, in un altro sono dietro a bere il mio tè rilassante, allora è perfettamente lecito che in alcuni di questi futuri ci sia un terremoto o una battaglia navale, in altri non ci sia. Oppure in tutti questi futuri sorgerà il sole domani o la terra finirà. È curioso come negli anni 50 un filosofo e logico neozelandese Arthur Prior studia questi ragionamenti, soprattutto quelli di Ockham, e definisce il concetto di logica temporale, di cui vedete i quattro operatori principali della cosiddetta branching time logic, la logica temporale ramificata e la loro interpretazione sulle strutture ad alberi. Non andrò oltre. Però è interessante per me farvi capire che da queste disquisizioni filosofiche, che possono sembrare insomma superficiali per certi versi, è nata una logica che oggi ha importantissime applicazioni in intelligenza artificiale, per esempio per rappresentare la conoscenza temporale, e in informatica per analizzare il comportamento dei sistemi reattivi non deterministici. Ma il terzo modello di cui vorrei raccontarvi, forse quello un po' più interessante o più sorprendente, è il modello autoreferenziale o circolare. È un cammino che ritorna sui suoi passi
un ciclo, diciamo in teoria dei grafi, un uroboro, appunto, il serpente che si mangia la coda. L'autoreferenzialità o ricorsione in matematica è un concetto sorprendentemente presente in natura e assume la forma del frattale. Qui vedete il broccolo romano, che oltre a essere buonissimo, è anche un perfetto esempio di frattale. Che cos'è un frattale? Un frattale è una figura geometrica che si ripete a scale diverse. Sulla vostra destra avete un'immagine del frattale, del broccolo nella sua interezza. Alla vostra sinistra avete un particolare. Vedete che il particolare assomiglia al tutto, quindi c'è questa forma che ritorna, questa sorta di autoreferenzialità, di circolarità. Questa è, diciamo, l'autoreferenzialità in natura. Questa è l'autoreferenzialità in matematica. È sempre rischioso mostrare delle equazioni matematiche in un TED Talk. In realtà questa equazione io ci tengo moltissimo. Innanzitutto perché è un'equazione bellissima e sfido chiunque a dire il contrario, che questa non sia poesia. E poi è un'equazione utile, la utilizzate voi tutti i giorni, questa equazione, perché è l'equazione che sta alla base di un algoritmo che si chiama PageRank. E il PageRank è l'algoritmo che utilizza Google Search, il motore di ricerca, per ordinare le pagine a fronte di una vostra interrogazione, a fronte di una vostra richiesta. Volendo parafrasare il significato, interpretare, dare un'interpretazione a questi simboli matematici, potremmo leggerla in questo modo. L'equazione dice che un attore nella rete è importante se è circondato da altri attori importanti. Avete colto la circolarità della cosa? Sto definendo qualcosa in termini di se stesso, un'autoreferenzialità, quasi una tautologia, diremo in logica, anche se in realtà esiste una soluzione ben precisa. Sinteticamente, dove si vede la ricorsione? Beh, lambda è un numero. A è una matrice, una struttura algebrica che serve per codificare, per rappresentare la rete. X è un vettore, quindi non potete semplificare la X, come qualcuno diceva ieri. Sono strutture molto differenti tra di loro. La ricorsività, l'autoreferenzialità, sta nel fatto che la X compare a sinistra e a destra del segno di uguale. Quindi sto cercando di definire qualcosa in termini di se stesso. Pura magia dal mio punto di vista. Uno dei lavori che mi ha dato più soddisfazione è stato quello di studiare la storia di questa equazione. Pensate, studiare la storia di un'equazione, a chi era mai venuto in mente? Pare che i primi a usarla siano stati i sociologi negli anni 50, affermando che una persona è prestigiosa se riceve approvazioni da altre persone di prestigio. Nel 1970 è scoperta anche in bibliometria, una rivista influente se viene citata da altre riviste influenti. Negli anni 90 fa capolino anche nello sport, una squadra è forte se batte altre squadre altrettanto forti. Infine, negli anni 2000, due studenti di dottorato dell'Università Americana di Stanford, Sergey Brin e Larry Page, riscoprono per l'ennesima volta questo mantra ricorsivo e ne fanno il cuore pulsante di un motore di ricerca, Google Search, che diventerà sicuramente molto popolare. Non era l'unica equazione, ce n'è un'altra, ma è anche l'ultima. All'Università di Udine abbiamo studiato una variante, assieme al collega Enrico Bozzo, una variante di questa equazione. Va a connotare il concetto di potere, non di centralità, non di importanza. Potrebbe essere parafrasata in questo modo: un attore importante se è circondato da attori poco importanti. Anche questa è un'equazione ricorsiva. Come vedete, la X compare a destra e a sinistra del segno di uguale. L'abbiamo applicata in un contesto economico, di negoziazione. Se devo negoziare con qualcuno, il mio potere di negoziazione è alto se i miei contraenti sono poco potenti. Se invece i miei contraenti sono molto potenti, se i miei contraenti si chiamano Google, Apple, Microsoft, chiaramente il mio potere di negoziazione è molto piccolo.
Nel nostro caso l'abbiamo applicata alla rete di distribuzione del gas naturale in Europa, che qui vedete schematizzata in un grafo indiretto. La dimensione del nodo è proporzionale al potere del nodo, quindi vedete che nodi grandi sono vicini a nodi piccoli e viceversa. Questo è il concetto di potere. Riavvolgendo, e qui si spiega anche la mia maglietta, riavvolgendo il nostro uroboro, il nostro cammino, potremmo tornare all'inizio. E siamo partiti dicendo che lo spazio, l'abbiamo sentito anche stamattina, una trama, la trama della realtà, diceva la Vidotto, lo spazio è una rete di eventi. Perché non proporre quindi in questo finale un'idea un po' originale? Il tempo come una rete, la rete del tempo. In fondo il modello della rete contiene la linearità, la ramificazione e addirittura la circolarità, che hanno sicuramente, come abbiamo visto, a che fare col tempo. Purtroppo il margine temporale che mi separa dalla fine di questo intervento è troppo breve per investigare oltre questa brillante intuizione, e magari potremo chiedere a qualche fisico teorico se questa intuizione ha senso. Non mi resta altro che lasciarvi con una delle più belle citazioni che mi siano mai state suggerite sul tempo, e augurare a tutti la bellezza qui, in questo mondo. Grazie.